Soffri di disturbi fisici che non riesci a risolvere? Vieni in Clinica Dentale il 13 dicembre per l'Open Day di osteopatia. La nostra equipe di osteopati specializzati valuterà la tua postura, la mobilità della tua colonna, il tuo metabolismo energetico e il funzionamento equilibrato di tessuti e organi, per ritrovare finalmente l'equilibrio e lo stato di salute che desideravi. Affrettati, perché i posti sono limitati. Chiedi in segreteria. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Buonasera, ben ritornati alla Casa sull'Albero, il luogo della fantasia, della meraviglia e dello stupore. Questa sera saremo a stupirci e parlare di teatro. Lo facciamo assieme ad Anna Zago, attrice e anche fondatrice di Teama Teatro, che è una compagnia di Vicenza. Verrà questa sera a raccontarci proprio come nasce il teatro, quali sono le sue caratteristiche, come mai un'esperienza così eterna e che dura da così tanti anni. Ci parlerà anche di spettacoli e di uno spettacolo in particolare. Ma diamo il benvenuto ad Anna Zago. Ciao Anna, ben arrivata. Ciao. Benissimo. Allora, i nostri telespettatori sono sicuramente interessati a sapere, Anna, perché tu hai fatto teatro, cosa ti ha spinto nei tuoi anni a fare questo tipo di lavoro. Allora, la passione mi è nata da piccolina, però non sapevo esattamente bene perché. A scuola avevamo dei laboratori teatrali, ho iniziato al liceo e da lì ho trovato il mio modo di esprimermi, ecco, forse era quella cosa che proprio sentivo mi mancava. Attraverso il laboratorio teatrale ho trovato un ambiente, un luogo dove io avevo la capacità, ecco, di esprimere le mie emozioni, quello che sentivo, i miei desideri, le cose. Quindi è nata da lì e poi per caso, veramente per caso, è diventato il mio lavoro. Io sono laureata in architettura, quindi mai avrei pensato effettivamente di fare poi l'attrice. Pensavo sarebbe rimasta una passione, e invece a 20 anni... È sbocciata. E il tuo primo spettacolo, Anna, qual è stato? Allora, il mio primo spettacolo è stato La Locandiera di Goldoni, con una compagnia di giovani ragazzi come me, avevamo 18-19 anni, e un po' autogestita. Ecco, io facevo la parte di Ortensia, un personaggio minore, però devo dire che mi sono divertita, è stato qualcosa creato insieme agli amici, ecco, è stato bello. Bene. Anna, hai qualche esperienza particolare che in questi anni, tu quanti anni sono adesso che fai teatro e che... 24. 24, ecco, in questi 24 anni sicuramente spettacoli, eventi ti sono accaduti. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci e farci anche vedere qualche immagine di queste tue avventure? Sì, io devo dire che sono particolarmente, io nasco padovana, ma poi ormai sono una vicentina d'origine perché sono qui da più di 20 anni e lavoro qui a Vicenza. Teama l'abbiamo fondato qui a Vicenza. Quello che mi lega molto è il Teatro Olimpico. Io ho avuto la fortuna di recitare più volte al Teatro Olimpico con degli spettacoli, sempre con Teama, ma quest'anno all'interno del ciclo dei classici abbiamo fatto uno spettacolo a cui sono particolarmente legata, Voci di Tenebra Azzurra. È uno spettacolo di poesia teatrale scritta da Mariangela Gualtieri, che è una grande poetessa nonché attrice. Questa esperienza di quest'anno al Teatro Olimpico, che è un monologo, ma
con 50 persone insieme a me sul palco, 50 tra attori della compagnia Teama, Nautilus e 50 nostri allievi, perché noi come Teama abbiamo anche una struttura di formazione. È stata una delle esperienze più dimenticabili, indimenticabili e veramente piene, ecco, della mia vita. Penso che la ricorderò per sempre. Anna, tu ci parli della perla, di una perla che è il Teatro Olimpico che noi abbiamo, il Teatro Olimpico che raccorda in sé un po' il periodo, diciamo, neoclassico con i classici proprio, quindi sì, l'antichità, con un periodo del più rinascimentale per arrivare poi ad oggi, che è utilizzato ed è molto utilizzato, oltre che molto visitato, perché è uno dei teatri più belli al mondo, sì, e ce l'abbiamo proprio a Vicenza. Ma come mai il teatro, Anna, ci accompagna sin dall'antichità, sin da quando noi l'uomo è nato, perché da quando c'erano le tribù, da quando l'uomo primitivo si incontrava, lo vediamo, no, nei graffiti rupestri, vediamo che la rappresentazione c'è sempre stata, i riti di iniziazione anche con molta teatralità ci sono sempre stati anche nelle tribù più primitive, e arriva fino ad oggi. Nulla, la tecnologia, la televisione, i videogiochi, nulla lo soppiantano. Tu stessa mi raccontavi prima fuori onda di come anche alcuni spettacoli che avete in tournée in questo momento sono sold out, sì, e le persone sono affascinate da questa, da quest'arte. Ma il teatro penso sia conoscenza, cioè noi impariamo nell'antichità i riti iniziatici, o le danze africane erano sicuramente riti legati alla religiosità anche del momento, legati al luogo, insomma, ma erano dei momenti per conoscere, per imparare. Attraverso la rappresentazione, attraverso lo sguardo, io apprendo qualcosa che deriva da me, da che ho dentro di me, che arriva da fuori, che posso approfondire. Quindi è il mio modo, il modo umano che abbiamo sia per esprimerci sia per ascoltare, quindi portare dentro. Attraverso la visione teatrale io acquisisco qualcosa che mi porto nella mia esperienza quotidiana poi futura, e nel fare teatro porto fuori qualcosa di me. Quindi è uno scambio, è proprio una comunicazione. Noi come esseri umani comunichiamo, e il teatro, alla base del teatro c'è questo dialogo, anche se sembra che non ci sia, ma c'è un dialogo tra attore e spettatore. Questo aspetto fa pensare anche alla terapia proprio che il teatro ha, nel senso proprio come un'arte terapeutica in sé. Si pensa di solito alla psicoterapia con uno psicoterapeuta, ma noi sappiamo che il miglior psicoterapeuta noi ce l'abbiamo dentro. Quindi il teatro che permette anche questo dialogo tra interno ed esterno. Ecco, quanto anche per il femminile, la donna per esempio, o per un ragazzo, diventa utile strumento di dialogo per sé. Io penso sia, perché lo faccio e ne ho, come dire, esperienza sulla mia pelle, sia fondamentale il teatro. È un modo per portare fuori le proprie emozioni, ma allo stesso tempo capire come funziona il nostro corpo, avere una coscienza diversa rispetto a quella che è la consapevolezza di noi nella vita quotidiana. Attraverso gli strumenti che il teatro ci dà, quindi corpo, voce, spazio, emozione, noi andiamo ad approfondire aspetti di noi. In questo modo li conosciamo, li portiamo fuori e li conosciamo. Anna, se un nostro telespettatore volesse avvicinarsi al teatro, se avesse un nipote, un figlio che vuole e che si è affascinato anche ascoltandoti, perché è bello, ci stai aprendo delle porte enormi, ecco, verso un mondo nuovo. Ma cos'è? Quali sono le caratteristiche? È per tutti oppure no? Assolutamente è per tutti. Il teatro ce l'abbiamo tutti. Ma non è che uno deve poter fare o deve avere come caratteristica? Una persona timida può fare teatro, per esempio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma il punto è, non è che io, chiunque può fare teatro, ma voglio dire, nella vita di tutti i giorni lo facciamo il teatro, siamo costretti a volte a farlo anche involontariamente. Ma non è detto che uno per fare teatro dopo debba fare l'attore, questo è un altro discorso. Sicuramente per affrontare un mestiere
come quello dell'attore ci vogliono determinate caratteristiche, ma questo non ci può vietare di farlo per passione, per volontà, per gioia, per stare insieme. Il teatro è un lavoro di gruppo, è un modo per lavorare insieme con un obiettivo e lavorare insieme mettendo sul piatto, diciamo, quello che noi siamo, perché è vero che andiamo a rappresentare qualcosa, ma sostanzialmente qualsiasi storia o personaggio che noi mettiamo sulla scena è fatto di noi. Dopo la pausa pubblicitaria, allora, andremo proprio ad approfondire anche come mai lo spettacolo Papà Ercole e le fatiche di un genitore è nato, qual è l'origine e anche cosa ci racconta proprio questo spettacolo, che ha avuto la sua prima a Vicenza. Per ora ci dirigiamo veloci verso quelli che sono i consueti consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio: andate e frequentate il teatro, andate a vedere proprio delle rappresentazioni teatrali. Osservando e guardando gli spettacoli, in realtà ciò che accade fuori porta dei cambiamenti anche al vostro interno. Sono delle esperienze che vi possono porre dei pensieri, vi permettono di mettere in moto e in movimento qualcosa che c'è dentro e magari anche creare dei cambiamenti. Secondo consiglio: sperimentate il teatro su voi stessi, andate a fare dei corsi, provate delle attività che vi permettono di mettervi in gioco, perché il teatro è divertimento. Terzo consiglio: fate in modo che i vostri bambini, i nipoti, i vostri allievi possano partecipare a delle attività teatrali. Il teatro è un ottimo strumento che permette lo sviluppo dell'autostima, che gli permette di conoscere meglio il proprio corpo, lo spazio, di fare un lavoro di gruppo e di stare in mezzo agli altri. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento qui tra poco, dopo la pubblicità, nella Casa sull'Albero. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori, professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Cari amici, ben ritornati alla Casa sull'Albero. Dopo la pubblicità ci stiamo ritrovando qui con Anna Zago, che è un'attrice ed è anche una delle fondatrici della compagnia teatrale Teama Teatro di Vicenza, che però gira anche in tournée in tutta Italia. Sì. Anna, al teatro abbiamo visto anche nella prima parte del nostro programma che chi avesse perso questa prima parte può andarla a recuperare a partire da domani sul canale YouTube del Centro La Quercia. Ecco, qual è il significato anche del teatro? Nel senso che il teatro da sempre interpreta i cambiamenti sociali e interpreta anche le nuove esigenze e le nuove tematiche. Quali sono oggi le tematiche più urgenti che il teatro sta intercettando? Diciamo che questa è sicuramente un'epoca dove a livello sociale abbiamo grosse sollecitazioni, anche input di lavoro per noi teatranti. Sicuramente uno degli argomenti a cui noi di Teama, per esempio, in quest'anno siamo interessati è la famiglia. La famiglia intesa proprio come rapporto familiare, rapporto con i figli. E abbiamo gli ultimi spettacoli che noi siamo andati a fare hanno proprio questa tematica qua, sia nel punto di vista nazionale, dove siamo usciti con una commedia francese bellissima, divertente, però molto molto forte a livello di qualche tematica, che è Cognate, che ha girato e girerà ancora insieme ad Alla Valle, eccetera. E poi questo spettacolo che abbiamo deciso di dedicare ai genitori,
e si chiama Papà Ercole, le fatiche di un genitore. Ma come mai, Anna, parliamo di un papà? Cosa succede a questo papà? Intanto questo nome assolutamente epico, esatto, di questo personaggio che dà l'idea di essere una persona estremamente alta, forte e molto coraggiosa, perché Ercole, sappiamo che nella mitologia, insomma, le 12 fatiche di Ercole, chi non le conosce? Allora, l'idea nasce da un incontro con il centro clinico La Quercia. Insieme è nata questa idea, questa sperimentazione, provare ad affrontare attraverso il teatro alcuni argomenti che possono essere utili e che magari ricorrono anche in certi incontri con gli esperti, insomma, alcune domande, questioni. E noi abbiamo tentato di metterle in forma teatrale, quindi lo sguardo teatrale è sempre uno sguardo anche divertente, però lascia aperte tante porte, queste porte lancia molti spunti, e questi spunti poi verranno approfonditi con un dialogo posteriore insieme ad un esperto in sala. Tra l'altro anche proprio grazie a tutto un sistema multimediale è stato istituito un po' una piattaforma attraverso la quale i genitori o le persone che partecipano, gli insegnanti o quanti partecipano a questo spettacolo, possono mandare live delle domande a cui poi gli specialisti quindi risponderanno a partire dalle sollecitazioni. Il concetto quindi di divertimento lo sento centrale, perché l'obiettivo quindi non è soltanto fare una conferenza dove si parla degli argomenti della genitorialità, e adesso magari ci racconti anche questo papà Ercole che percorso fa, però è divertendosi, perché è solo attraverso il divertimento che si crea veramente un cambiamento. Ma quali sono queste avventure di questo papà Ercole? Abbiamo innanzitutto Ercole, perché Ercole ha affrontato le 12 fatiche. Fare un genitore è faticoso, cioè quando uno diventa genitore per la prima volta, voglio vedere come, che cosa si trova di fronte, c'è l'ignoto, ok? Quindi ho delle fatiche da affrontare. Noi ne affrontiamo solo 6 comunque durante lo spettacolo. Abbiamo scelto la figura del papà e non della mamma perché in realtà tante volte la mamma si pensa che sia molto più presente, no, in famiglia, ma in realtà anche il papà è presente, è lì, ha un grosso ruolo, ed è non solo un appoggio per la mamma, è proprio a un ruolo specifico, forte. Quali sono in brevissimo queste fatiche che sono state affrontate da questo papà e poi presentate nello spettacolo teatrale? Allora, la prima fatica è affrontare il matrimonio. La seconda fatica è affrontare la nascita del primo figlio, quindi come mi pongo davanti a questo esserino, anche solo dal punto di vista nutritivo, cosa deve mangiare, rispettare i cicci, insomma tutte queste questioni. Poi abbiamo la scuola, il rapporto di quando il bambino arriva il primo giorno di scuola, di prima elementare e poi di prima media e poi di prima superiore, come cambia sia il bambino sia anche il genitore nei rapporti del bambino, e quindi legato alla scuola proprio tutte le dinamiche, il rapporto con gli insegnanti, con gli altri compagni di classe, eccetera. Sicuramente si tratta anche del tema del bullismo, di alcune questioni. Poi abbiamo il controllo, cioè il genitore che si pone, soprattutto quando un figlio diventa adolescente, come riesce a controllare il figlio dal punto di vista, per esempio, del controllo dei social, quindi il rapporto con tutto quello che è internet, i telefonini, esatto, il telefono, eccetera. Abbiamo poi come parlare di sesso ai propri figli, e l'ultima, mi pare di averle detto tutte, l'ultima che andiamo ad affrontare è le aspettative che un genitore ha nei confronti di suo figlio. Del figlio, che già nel nome Ercole le aspettative dei genitori di questo papà erano veramente grandi, esatto, e grandiose. Esatto. La bellezza è che poi nello spettacolo siamo riusciti a coniugare queste tematiche con l'interesse dei partecipanti, non creando quindi una tematica costruita prima della presentazione, ma le risposte alle domande dei partecipanti, che quindi potevano interagire direttamente sia con l'attore che con gli specialisti. Nella scena, nello spettacolo, ad un certo punto c'è una scena in cui l'attore protagonista Thierry Di Vietri, che è un attore e anche un musicista, perché nello spettacolo ci sono anche delle canzoni, dialoga con suo figlio attraverso questo
attraverso Instagram, attraverso una storia che il figlio ha costruito su Instagram. In questa storia il ragazzo racconta di quanto lui crede sì nell'amicizia, ma durante la sua storia scolastica ha incontrato degli amici e dei nemici, e il rapporto con qualcuno di questi è stato veramente complicato. Questo rapporto lo ha segnato. Il genitore, Ercole in questo caso, negli anni non se n'è accorto, non si è accorto, non ha saputo tradurre o cogliere i segnali che il figlio gli mandava. Quando riesce finalmente a capire, non sa se è tardi o no. Sicuramente non è tardi, perché l'importante è capirlo prima o poi, e inizia quindi da lì anche il genitore a farsi una serie di domande, ad affrontare la situazione in un modo diverso. In questo racconto, in questo diario visivo che il ragazzo costruisce, racconta anche le sue tra virgolette piccole sconfitte, piccole o meno piccole, e le sue ferite, ma anche il suo riscatto, che non è mai un riscatto violento, ma è un riscatto di consapevolezza di sé e di sicurezza. Quindi il ragazzo acquista una sicurezza, acquista l'accettazione di quello che uno è e il volersi bene così come si è. Anna Zago, attrice e anche fondatrice di Te Ama Teatro, questa sera ci hai regalato delle perle stupende. Io ti ringrazio veramente, spero di averti presto di nuovo come nostra ospite, e adesso velocemente ci dirigiamo verso quelli che sono i consueti consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio: anche la vita familiare potrebbe essere considerata quasi come un palcoscenico. Provate ad osservarvi all'interno delle dinamiche familiari, provate a guardare i vostri figli, i vostri nipoti, come si comportano nelle varie situazioni, perché ogni comportamento, ogni atteggiamento, ogni espressione di sé racconta delle parti più o meno ferite, più o meno sane, più o meno felici. Secondo consiglio: utilizzate l'arte anche in senso intimo all'interno delle vostre famiglie. Potrebbe essere una bella occasione chiedere o ascoltare, dare dello spazio a vostro figlio, al vostro nipote, perché vi racconti una poesia, un brano, perché vi faccio ascoltare una canzone. Questo momento è un momento comunque di intimità, è qualcosa che non ha bisogno di una platea, ma ha bisogno di essere ascoltato. Terzo consiglio: apritevi tutti quanti a quello che è il segreto e anche il mistero che l'arte ha in sé, il suo potere di esprimere le emozioni, la possibilità che c'è attraverso una poesia, per esempio, oppure una pittura, un lavoro manuale, attraverso l'osservazione di un'opera d'arte, attraverso il teatro, di poter far emergere delle parti di sé. Per esempio, ecco, anche scrivendo delle poesie d'amore, magari potrebbe essere rischioso perché una persona non si sente pratica, perché qualcuno ha anche paura di mettere per iscritto delle cose, però proprio la scrittura, l'autobiografia, le poesie, magari possono essere delle scialuppe sulle quali salire per potersi sentire protetti nel proprio percorso di vita. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento qui la prossima settimana nella Casa sull'Albero. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Soffri di disturbi fisici che non riesci a risolvere? Vieni in Clinica Dentale il 13 dicembre per l'Open Day di osteopatia. La nostra equipe di osteopati specializzati valuterà la tua postura, la mobilità della tua colonna, il tuo metabolismo energetico e il funzionamento equilibrato di tessuti e organi, per ritrovare finalmente l'equilibrio e lo stato di salute che desideravi.